Amiche di filo, benvenute nella mia stanza del cucito. Oggi sono emozionata perché voglio condividere con voi una bellissima dedica che ho ricevuto da un'amica di filo che si chiama Alessandra e che lavora per una radio che si chiama Radio Dolcissima. Questa radio trasmette, diciamo, a livello locale in Ciociaria, però è possibile ascoltarla in tutta Italia. Se andate su internet, quindi lo potete fare con il telefonino, con il computer. Poi vi lascio qui nella casella delle informazioni, diciamo, il link per poterla ascoltare. È una bellissima radio dove ci sono degli spazi per le dediche, cioè le persone possono fare una dedica a chi vogliono, al marito, al figlio, al compagno, ad un amico, ad un'amica, insomma, alla moglie, questo, insomma, via. Su a chi vogliono e poi possono dedicare una canzone. Diciamo che è una cosa molto molto bella, semplice ma bellissima. Ma niente, voglio condividere con voi questa telefonata, quindi ve la faccio ascoltare subito. Pronto? Assunta? Chi è? È Radio Dolcissima. Allora, spieghiamo che qui l'effetto sorpresa c'è e non c'è, cara Susi, perché a me piace chiamarti così, anzi, Sweet Susi, vero? Sono Sweet Susie. Una dolcissima con la D maiuscola, l'abbiamo pizzicata, eccola qua, ma io non vedevo l'ora, cari amici di Dolcissima, perché? Perché io sono una sua fan, eh già! Allora, dovete sapere, allora, spieghiamo un po' di cose, Susi, altrimenti non, i nostri amici non colgono, non capiscono. Allora, la sottoscritta, oltre ad essere appassionata di musica, di radio, insomma, del suo lavoro, oltre ad essere appassionata di cibi, perché tutti lo sapete, sono una buona forchetta. E sono anche un'appassionata di handmade. Tutto ciò che è fatto a mano mi fa impazzire, mi piace da morire e anche io ho i miei miti e lei, Susi, è una di questi miti. Cara, grazie. Quindi sei un'amica di filo. Sono un'amica di filo. Grazie. Quindi benvenuta nella mia stanza del cucito. In questo caso, benvenuta nella mia casa. E benvenuta a te su Radio Dolcissima, Susi. Sweet Susi, perché questo è il nome del. Facilitare il lavoro e quindi spero insomma sia utile. Io ve lo metto proprio per dare la possibilità anche alle persone meno esperte che vogliono semplicemente provare
la possibilità di fare delle cose carine, fatte a mano, dei pensierini, insomma, tante persone regalano questi oggetti, no? Proprio perché sono originali. Assolutamente sì, io sono una di quelle. Brava, brava. Susi, starei a parlare con te le ore perché io sono un'appassionata e io sono sicura che abbiamo incuriosito tante, tante dolcissime e tanti dolcissimi, però i ragazzi dall'altra parte del vetro mi fanno quei gesti, no? Della serie stai parlando troppo, il tempo stringe, nel frattempo è arrivata anche la nostra gattona tigre che alza la coda, è una simpaticona di prima categoria, poi le faremo qualcosa, Susi, che possiamo fare per il gatto? La saluta Ciottolino, allora, il mio cagnolone che spesso mi saluta le amiche di filo quando sono in diretta oppure nei video. Bellissimo. Susi, chi vuoi salutare? Allora, io voglio salutare innanzitutto tutte le amiche di filo che mi seguono con grande passione e poi mio marito che, insomma, anche lui mi aiuta tantissimo, insomma, in generale nella vita, non per questa passione, ma in generale. Quindi un saluto e un abbraccio grandissimo lo mando anche a lui. E noi ci associamo ai tuoi saluti, salutiamo anche il marito di Susi, eh? Adesso faccio un po' di saluti, Susi, tu stai lì ancora qualche secondo di pazienza e poi andiamo alla scelta del cantante del gruppo della sorpresa. Intanto però volevo chiederti, così per curiosità, visto che è iniziato febbraio ormai già da qualche giorno, è passata anche la candelora, però non abbiamo capito se siamo fuori l'inverno, se ci stiamo ancora dentro, perché poi i detti popolari su questa cosa ce ne sono tantissimi. Tu che pensi, Susi, quando arriva la primavera? L'aspettiamo tutti. Oggi è una bellissima giornata e quindi lascia proprio, che ne so, tanta, ci dà tanta speranza. Speriamo che è finito questo inverno e che si porta via questo virus maledetto, lo voglio dire, mi dispiace, non lo sopporto più. Speriamo, Susi. Allora, vado con i saluti. Voglio salutare Natale da Frosinone, il signor Natale. L'abbiamo sentito qualche giorno fa con la telefonata, è stato dolcissimo. Poi dobbiamo salutare Augusta di Zagarolo. Un bacione a Augusta, a tutta la sua splendida famiglia, la figlia Francesca, il nipotino Alfonso. Ma sono tantissimi. Presto, presto li sentiremo. E poi un bacione grande lo mandiamo anche a Rossana da Sora, che ci ascolta da Sora sono tantissimi. Salutiamo anche Priscilla, sì, una bimba Priscilla che ci ascolta da Sora. Un bacione grandissimo a tutti gli amici che ci ascoltano da Frosinone. Sono arrivate tante dediche, ci sono tanti nomi da fare, però mi dicono stai andando troppo avanti, quindi niente, i saluti oggi vanno così, proseguiamo domani con i saluti. Susi, siamo alla scelta del cantante del gruppo o della sorpresa, Eros Ramazzotti, gli Stadio o la sorpresa? Chi vuoi ascoltare? Allora, la sorpresa, anche se sia gli Stadio che Eros Ramazzotti sono fantastici. Susi, siamo ansiosi di seguirti nel prossimo progetto che farai. Sweet Susi, cucito creativo, io ti seguirò. Anzi, già YouTube, andate su YouTube, mi raccomando, e cercate Sweet Susi, cucito creativo. Un abbraccio, Susi! Un abbraccio grandissimo, grazie di vero cuore. Allora, avete visto, amiche, che bella dedica che mi ha fatto Alessandra? Sono veramente emozionata. Quindi guardate, ascoltate Radio Dolcissima, utilizzate per fare le vostre dediche alle persone a voi care. Vi lascio il link qui sotto della radio, quindi la potete ascoltare da tutta Italia. E poi vi lascio anche la canzone che mi hanno dedicato. Ecco, ve la lascio qui da ascoltare. Ciao amiche, a presto. Grazie, Radio Dolcissima.